E bella a tutti ragazzi, quelli che vi parla. E oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video, sono molto contento. Il canale sta andando una bomba, la live di ieri sera sono contentissimo, server privati uno dopo l'altro l'abbiamo fatto senza problemi. Veramente molto contento. Come potete ben vedere siamo a 10.848 iscritti, agli 11K faremo i provini per il team. Quindi ragazzi, vi voglio belli carichi. Faremo un video presentazione poi dei membri e spiegheremo un po' come funzionerà. Comunque, l'arma di oggi l'avete scelta voi, 105 voti su Legacy Moddata. Alcuni non sanno ancora di che cosa stiamo parlando, ma le avevo fatte vedere già in qualche video. Sono molto contento ragazzi, che comunque le votazioni servono comunque a qualcosa. Vedo molte differenze, ad esempio oggi questo, ieri moddato, l'altro giorno buggato. Legacy è da un po' che non ve le... Vabbè, Legacy 6 giorni fa, l'ultima volta. E così via, sono molto contento ragazzi, mi raccomando, ricordo sempre, se volete comprare raggio o armi, eccetera, scrivetemi su Telegram che sono on non quasi sempre, però la maggior parte delle volte, sera e mattina, pomeriggio no. Andiamo al punto, di che arma staremo parlando oggi, di cosa stiamo parlando. Come vedete, gli scavafossi non terminano mai, ragazzi. Abbiamo un sacco di scavafossi. Cerco di mostrarveli tutti in questo periodo. Perché sì. Visto che ce n'è molti, anche strani, all'82 che poi vi mostrerò. Abbiamo qui uno scavafosse Legacy moddato. Perché così? Andiamo al punto. Sembra solo Legacy, invece no. Io avevo mostrato anch'io una versione del genere all'82 di scavafosse Legacy. Però questo qua è proprio Legacy di suo, vedete? Beh, Legacy, ecco, in questo modo, Legacy, che non è che un'arma non può nascere full perk blu, invece full perk bianchi, ovvio, o verdi, o un po' strani, ma full perk blu no, ragazzi, no, 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 no. E ce n'è molte di questo tipo, ve le ho mostrate, se vi ricordate, tipo questa, vedete? Molto simile, ci stanno anche, oppure un'altra che vi mostrerò in un altro video, tipo questa. Questo qui. O che ne so. No, questo no. Questo ve lo, come avevo già detto, ve lo mostrerò poi in un altro video che è particolare. Ce ne sono molti di esempi da farvi vedere. Ah, ragazzi, per chi se lo chiede, queste masamuni, perché le tengo 4? Sembra un po' strano. Perché? Perché hanno tutte durabilità diversa. Dalla 1 al 02, 07 e 04. Per quello. Sono tutte le durabilità esistenti per ora. In quel modo, in questo modo, tutta utilizzata, eh. Comunque, penso che avete capito. Tipo questo. Ecco, parliamo di armi che non possono nascere full perk blu. Sono legacy, ma moddate. È particolare come arma. E l'arma di oggi è proprio uno scavafosse. Andiamo a vederla nel complesso. Come vedete, non è che diciamo è impuntata sul critico, però c'ha danno critico, probabilità di critico. Vabbè, i danni bersaglio aumentati del 30%, che dovrebbe essere come perk centrale, quindi non dovrebbe essere qui ma qui. Così che l'elemento dovesse essere al posto di qui sopra. Poi c'ha danni, 20%, 90%, 28%, natura e 10 danni d'arma. Ovviamente, un'arma d'assalto, scagliabui al 106, 4 stelle, livello 40. DPS è molto forte, cazzo. 59.000, 12.000 in testa. La proviamo, andiamo a vedere se è veramente forte contro i zombie a quella potenza lì. Comunque, ce ne sono altri scavafossi, spero di non portarveli tutti, quindi ragazzi, se al caso votate Legacy, andiamo sull'altro account, quindi mi raccomando, prossima votazione, votate con cura, mi raccomando. Ok, il nostro scavafosse è questo. Ah, ovviamente a scambio, oltre che a vendere le armi, cioè dico, questo qui no, poi torna in deposito, però il resto, queste qui. Le vendo o le scambio? Poi i prezzi sono tutti in privato, ovviamente. Come sempre, andiamo a scegliere la missione. Andiamo a scegliere la missione 140, ovviamente. Che dobbiamo spaccare tutto. Dobbiamo spaccare. Andiamo in questa che è in privata. Qui. Quindi, ragazzi, mi raccomando. Adesso entreremo in lobby per provare questo nuovissimo, ragazzi, scavafosse Legacy moddato full perk blu natura. Ed eccoci ragazzi, eccoci qui col nostro scavafosse. Natura è stupendo. A me, allora, gli elementi più belli che comunque considero su un'arma, secondo me è natura sicuramente, perché è bellissimo, con tutti i fasci di elettricità.
E acqua, infatti il mio progetto, ragazzi, sempre del Grave Digger, questo qua in scaglia buia, ovviamente giusto come sia, deve essere in raggio solare scaglia buia. Io ho fatto una cazzata tempo fa, l'ho fatto in corlucente, natura, stupendo anche lui, molto forte, molto molto forte, statistiche 15K, fa, c'era il raggio solare, potete ben vedere che questo, essendo full perk e pure doppio elemento, fa 30.000, quindi fa la metà il mio. Perché il corlucente è una brutta bestia, purtroppo. Cosa ci aspettiamo comunque dal nostro Scalafosse in questo stato, ragazzi? Full blu. Che sia forte. Oh, non ha sparato. Che sia forte. Infatti abbiamo 40 colpi, cerchiamo di sprecarli meglio possibile. 13.000. Ovviamente non fa il tormento perché non c'è scritto. Ma è fortissimo. Ma è fortissimo. È fortissimo. Cioè, adesso scherzi a parte, ma è fortissimo, ragazzi. Altro che? È super forte. Ci sta. È particolare come arma. Adesso cerchiamo un po' di munizioni. Forse qui dentro. Perché sennò senza munizioni non possiamo provarlo ulteriormente. Gesù. Non sprechiamolo troppo ovviamente, comunque essendo anche un'arma abbastanza vecchiotta e cioè vecchiotta mica tanto, cioè secondo me girava già molto molto prima. Adesso, allora io questo qua non ce l'ho da poco, ce l'ho da molto, mi è stato dato molto tempo fa, quasi un mese fa, ma è fortissimo, non c'è niente da dire, guardate qua in critico come descritto dall'arma, è una bestia, questo qua lo distruggo. Mi immagino quelli piccini. Però comunque. Cioè, in headshot, ragazzi, eh. In headshot fa. No, adesso non vedo bene l'headshot, però. 23.000. 23.000 24.000 circa. È fortissimo, ragazzi. Non c'è niente da dire. È fortissimo. Ovviamente, rispetto a uno scafo fosse così, vedete. È molto più forte, perché comunque è anche full perk blu. La sua potenza è anche in quello, ecco. Non peraltro. Cioè, rispetto a uno di questi, fa 51 di DPS, questo fa 10.000. E l'altro fa 12.000. Forte, forte. Ci sta? Ci sta, sì. Ragazzi, che dire? Io spero che questo Scalafosse vi sia piaciuto, ecco. Se... Tipo, avete bisogno di queste armi qui, particolari, come le cerco io? Ci sono i Discord apposta, o direttamente i Telegram italiani, però in Italia, diciamo, queste cose di adesso così le trovi, però, che ne so, parliamo di Steam Thrasher, quelle cose lì, non li trovi in Italia, le trovi solo in America. Ci sono i Discord americani che, diciamo, soddisfano molto. Oppure direttamente gli italiani. Comunque per quello. Cioè alcuni si domandano: perché trovi tutte queste armi? Facendomi il culo sui Discord. Bisogna trovare le giuste persone che non truffino. È un casino, ragazzi. E niente, alla fine si arriva al ciò, ragazzi. Spero che quest'arma vi sia piaciuta. Un bel like. Condividete, che è molto importante. Se non avete visto il video di ieri, lo trovate ovviamente nel canale. Che è sempre uno Scalafosse. Ma senza il livello. Ed è. Cioè, senza livello. È senza. L'elemento è molto particolare come arma. E mi raccomando, fatemi capire che volete altri video sempre di queste armi. Vi lascerò la votazione poi nella live di stasera di Salva il Mondo, dove niente, porteremo a farmare e scambieremo insieme a voi. E niente, raga, qui da Reghi è tutto. Bella, raga, e grazie della visione. We'll be right back.